Si può morire senza una ragione? La storia che vi raccontiamo questa sera ci dimostra che purtroppo sì, si può morire senza una ragione. Torneremo indietro di qualche anno per raccontarvi la storia di certo nota della giovane studentessa Marta Russo. Una tragedia tutta italiana, con la nuova serie del Notturno Crime. Sigla. Ben ritrovati nel nuovo appuntamento serale di Rubrica Notturna. Nella storia di oggi ci troviamo a Roma. È il 9 maggio 1997, sono le 11:30 del mattino. All'Università La Sapienza, Marta e Yolanda stanno passeggiando nel cortile dell'università dopo aver terminato ovviamente la loro lezione di giurisprudenza. Chiacchierano in quel momento di svago, ma appena un quarto d'ora dopo, o meglio, alle 11:42, Yolanda avverte un tonfo, un suono sordo. Non fa in tempo a girarsi verso l'amica che vede Marta crollare a terra inaspettatamente. Sulle prime, ovviamente, Yolanda pensa che l'amica abbia soltanto avuto un malore, ma in breve però si accorgerà che del sangue esce dalla sua testa. Marta è stata colpita da un colpo d'arma da fuoco all'orecchio sinistro. Qualcuno, insomma, le ha sparato. Ma chi è stato e soprattutto perché ha fatto quel gesto? Marta ha appena 22 anni e viene descritta come una ragazza gentile, amata da tutti. Non sembra possibile, insomma, che qualcuno l'abbia potuta colpire volontariamente. Dunque, gli inquirenti inizieranno a pensare che forse quello era stato un semplice errore. Forse il vero bersaglio da colpire era l'amica Yolanda Ricci. Eppure, durante le indagini non salteranno fuori indizi su Yolanda, tantomeno che qualcuno avrebbe potuto avercela con lei. Quando avevano sparato a Marta, tuttavia, in quel momento stava passando in auto un professore di giurisprudenza. Allora forse il colpo era destinato proprio a lui? Si devono insomma vagliare tutte le ipotesi, come quelle del terrorismo, perché l'università ne sa qualcosa al riguardo, vero? Infatti, il 12 febbraio del 1980, nell'atrio dell'università, 8 colpi di pistola avevano raggiunto il professore Vittorio Bachelet, che era stato ucciso dalle Brigate Rosse. Al momento della sua morte, Bachelet era vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Poi toccherà al docente di economia Ezio Tarantelli, 5 anni dopo, a subire la stessa sorte, purtroppo. Dunque, non si può ovviamente escludere niente neanche in questo caso. Anche se i due amici erano stati subito entrambi rivendicati, come abbiamo detto, dalle Brigate Rosse, per Marta invece non arriva nessuna rivendicazione. Anche perché nel 1997 gli anni di piombo sono ormai finiti, pertanto gli attentati anche sono cessati. Dunque, in mancanza di alcun tipo di prova, si cercherà di capire da dove fosse comunque arrivato quel colpo d'arma da fuoco. Gli studenti interrogati dichiareranno di non aver udito alcuno sparo, ma è possibile non sentire neanche che uno senta uno sparo? Forse l'arma usata aveva il silenziatore, o forse era addirittura di piccolo calibro. Questo fa risultare molto più complicato sentire la deflagrazione. Si stimerà che il colpo fosse partito dall'edificio sul lato sinistro del vialetto percorso da Marta. E a questo punto si procederà con l'analisi dello stab. Che cos'è lo stab? Lo stab è un particolare tampone che viene ideato proprio per il recupero delle microparticelle. In un ambiente chiuso, praticamente le particelle della polvere da sparo si spargono ovviamente ovunque, su ogni cosa che c'è presente, su tutti gli oggetti. Al momento, un punto in cui la deflagrazione del colpo li fa partire. Verranno a questo punto però controllati anche i bagni e qui si scoprirà che vicino a questi si trova proprio, guarda caso, il magazzino di una ditta di pulizie di nome Pultra. Ma qual è il fatto? Controllando quei locali, gli inquirenti troveranno del materiale a dir poco interessante, ovvero una cartuccia salve dentro un posacenere e un'altra cartuccia inesplosa. Questa invece si trovava dietro dei bidoni, quindi è solo una coincidenza? La cosa ancora più strana è che si scoprirà che questi addetti ai lavori e alle pulizie di questa azienda amano le armi, e come? Tanto che le usano e alcuni di loro ne hanno anche in casa, senza tuttavia però avere il porto d'armi, cosa che ovviamente è obbligatoria, come sapete tutti, per legge.
Allora forse gli addetti stavano giocando con le armi proprio nel momento in cui Marta è stata colpita durante il lavoro all'università. Forse un colpo era partito accidentalmente. Gli inquirenti sono quasi certi che la pista da seguire sia proprio questa dell'impresa di polizia. E sono convinti dunque di aver trovato la pista giusta. L'impresa di polizia a questo punto verrà controllata e non solo verranno anche interrogati tutti gli addetti, ma decideranno di fare anche delle intercettazioni ambientali, ovvero piazzeranno in giro dei microfoni e cercheranno di carpire delle conversazioni tra questi addetti per vedere se venisse fuori qualcosa durante il loro lavoro. Tuttavia tutti i dipendenti dell'impresa mostreranno degli alibi credibili e poi, in un secondo momento, le registrazioni non riveleranno nulla a riguardo. Così presto quella pista sarà da abbandonare. Insomma, a distanza di 5 giorni dal ferimento di Marta, praticamente non si è ancora arrivati a nulla. Purtroppo, il 14 maggio del 1997, arriverà la notizia che Marta ha smesso di lottare. Per lei è sopraggiunta la morte cerebrale. La ragazza non ha più alcuna speranza. Passano ancora altri giorni, quando a un certo punto gli inquirenti verranno a conoscenza di un'informazione che sembrerà molto interessante. Ovvero, oltre ai dipendenti della ditta di pulizie con il pallino per le armi, c'è anche un'altra persona che ama le armi. Il suo nome è Salvatore Zingale, di 36 anni, un bibliotecario che verrà trovato appunto con diverse armi da fuoco in casa. Qualcuno farà anche sapere che giorni prima Salvatore si era informato su come realizzare delle cartucce e un silenziatore in maniera artigianale a casa. Tuttavia anche Zingale ha un ottimo alibi per quel giorno, ovvero il bibliotecario nel momento dello sparo a Marta era, guarda caso, proprio in biblioteca. Bibliotecario. E c'erano anche dei testimoni a provarlo, dunque anche questa pista risulterà del tutto inutile. Ovviamente è necessario trovare il colpevole e la procura sente il peso ovviamente dell'attenzione mediatica che ha alzato il caso e la necessità quindi di trovare il colpevole a tutti i costi il prima possibile. In fin dei conti, se ci pensate, una ragazza di 22 anni ha perso la vita in un giorno qualsiasi di università e nessuno degli studenti a questo punto della Sapienza si possono sentire al sicuro. Se è successo a Marta, potrebbe succedere a chiunque altro. Sì, perché se è così facile morire senza una ragione, per di più Marta era una persona tranquilla che non aveva nessun nemico, allora davvero c'è il pericolo per chiunque. Finalmente il 15 maggio del 1997 arriva una novità nelle indagini, ovvero il consulente tecnico della procura di Roma individuerà dall'edificio in cui si presume sia partito il colpo una piccola particella chimica, ovvero, come abbiamo detto prima, un piccolo residuo di polvere da sparo. La traccia si trova al primo piano dell'aula numero 6. Quella, infatti, è la stanza riservata agli assistenti dell'Istituto di Filosofia del Diritto. E finalmente pare esserci dunque una vera pista da seguire, no? E a questo punto i magistrati Carlo La Speranza e Italo Ormanni incominciano a interrogare gli studenti che frequentano l'aula 6 e il corso di Filosofia del Diritto. Tra professori, ricercatori e le persone da interrogare alla fine saranno circa una quarantina. Pare tuttavia che nessuno in quella mattina del 9 maggio fosse presente nell'aula. Eh beh, certo, un'aula fantasma è proprio credibile. Nessuno rilascerà testimonianze spontanee, nel senso che nessuno si farà avanti senza essere interpellato proprio dalle forze dell'ordine, magari perché aveva visto qualcosa o magari perché era presente. Beh, meglio non dire niente, ma non si capisce perché, forse per timore di cosa? Dunque, quello che emergerà è chiaro, nessuno ha dato degli indizi utili per far andare avanti l'indagine. Gli inquirenti a questo punto analizzeranno i tabulati telefonici del 9 maggio, il giorno dell'omicidio a Marta, e si scoprirà proprio che quella mattina dall'aula numero 6 erano partite ben 2 chiamate. Dunque qualcuno c'era in quell'aula. Eh sì. Comunque, la prima telefonata era stata fatta alle 11:44, come sappiamo avviene 2 minuti dopo lo sparo a Marta, e poi alle 11:45 ne parte un'altra di chiamata. Il destinatario?
un avvocato di nome Nicolò Lipari, docente di diritto privato alla Sapienza. A fare quelle telefonate potrebbe essere stata proprio la figlia Maria Chiara, che è assistente e collaboratrice del professore Bruno Romano, direttore dell'Istituto di Filosofia del Diritto. Le indagini quindi a questo punto prendono di nuovo una nuova svolta. Sì, dunque potrebbe essere semplicemente una figlia che contatta per un qualche motivo il padre. Fin qui nulla di strano. Il 21 maggio Maria Chiara, la figlia del professore Lipari, dirà all'interrogatorio però di non ricordare nessuno nella stanza numero 6 durante le due telefonate, perché quelle ovviamente sono provate, quelle sono state fatte. Tuttavia, dopo ore di interrogatorio, la versione della ragazza cambia. Inizierà infatti a dire che sì, forse c'era qualcuno nell'aula 6 quella mattina, e dirà che mentre entrava nella stanza un uomo stava uscendo, insomma, qualcuno c'era. Sì. Dirà poi che c'erano altre due persone, un uomo e una donna, al centro della stanza. Insomma, siamo passati a sapere che in quella stanza non c'era assolutamente nessuno, invece a trovare più di una persona. È praticamente un mercato. Sì. E poi c'è ancora però un altro uomo vicino alla finestra. I loro volti però, Maria Chiara, guarda caso, non se li ricorda. Ricorda solo che c'era una strana tensione nell'aula. Si avvertiva insomma che qualcosa davvero non andava. Dopo ore di interrogatorio però, all'1:40 del 22 maggio, Maria Chiara ricorda che l'uomo al centro della stanza è un certo Francesco Liparota. Lui ha 29 anni ed è un usciere laureato. La donna invece, che parla con lui, è una segretaria. Il suo nome è Gabriella Alletto e lei ha 45 anni. Una volta che viene interrogata la segretaria, smentirà la dichiarazione di Maria Chiara. Lei non era affatto nella stanza numero 6 quella mattina, ma nella stanza numero 4 stava facendo delle fotocopie e inviava dei fax in Germania. Mentre Francesco invece cosa faceva? L'uomo che parlava con lei al centro della stanza cosa dirà? Beh, l'usciere negherà anche lui. Non avevamo dubbi che fosse all'interno della stanza. Insomma, è evidente che si voglia nascondere in qualche modo le prove. Il clima di omertà che aleggia all'università è molto forte. Forse qualcuno non vuole rovinare il buon nome dell'università. Magari lo stesso direttore di filosofia del diritto. A questo punto però la procura, l'11 giugno del 1997, più di un mese dopo il delitto a Marta, arresterà proprio Bruno Romano, il direttore dell'Istituto di Filosofia del Diritto, per favoreggiamento personale nei confronti del presunto assassino. Pare infatti che il professore avesse fatto delle pressioni su alcuni testimoni dicendo loro di non raccontare nulla. E a questo punto la cosa smuoverà le indagini, sì, perché chi aveva detto di non sapere, guarda caso, inizierà a ricordare. E infatti è il 14 giugno del 1997, quando si presenterà spontaneamente all'interrogatorio Gabriella Alletto, la segretaria, quella che era stata vista proprio nell'aula numero 6 in compagnia di un uomo. La donna rilascerà a questo punto una dichiarazione sconvolgente, perché dirà di essere entrata nell'aula 6 e di essersi avvicinata a Liparota, l'usciere, per chiedergli la restituzione di un certo volume. Dunque, entrambe a questo punto sono all'interno della stanza incriminata, cosa che prima non era emersa. Quando a un certo punto, guarda caso, sentono un tonfo. Entrambi si girano così verso la finestra, la direzione da cui è arrivato quel suono, e lì, guarda caso, ci sono due uomini, uno dei quali ha proprio in mano una pistola. L'altro uomo si porta invece le mani tra i capelli, in un gesto che pare proprio di disperazione. L'Alletto riconosce entrambi gli uomini. Quello che aveva la pistola è un certo Giovanni Scattone. L'altro è Salvatore Ferraro. Entrambi sono studenti di filosofia del diritto. Ora, la segretaria, la signora Alletto, dirà di aver visto Scattone riporre la pistola in una borsa che lui aveva là vicino. La borsa viene portata via da Ferraro, l'altro uomo che era lì con lui, lo studente. E in quel momento i due usciranno dalla stanza insieme a Liparota, l'usciere.
Insomma, una dichiarazione bomba. Scattone e Ferraro sono entrambi due assistenti universitari di 29 e 30 anni. Due ragazzi ben voluti da tutti. Ma perché allora hanno sparato a Marta? La dichiarazione dell'Alletto però non lascia proprio nessun tipo di dubbio. Alla sua testimonianza poi, oltretutto, si unirà anche quella di Maria Chiara, la figlia del professore Lipari, quella che aveva fatto le telefonate, pare al padre. Sì. Quella che sulle prime non ricordava di aver visto nessuno nella stanza, poi invece aveva visto tutti. Quando i due universitari comunque saranno interrogati, faranno sapere che quella mattina loro non si trovavano affatto lì all'istituto, lì all'università, perché Giovanni Scattone dirà che quella mattina era uscito di casa oltretutto più tardi del solito. Eh sì, certo, c'era andato all'università, ma si era spostato per il luogo per sbrigare diverse faccende. Insomma, i suoi movimenti saranno difficili da provare perché se ne girava per l'università. Ferraro invece arriverà a dire che lui quella mattina all'università non c'era neanche proprio stato. Aggiungerà anche di aver ricevuto una telefonata dallo stesso Ferraro quel giorno intorno alle 12:15 o alle 12:30. E Scattone però almeno confermerà la cosa. Però, secondo i tabulati, queste telefonate non ci sono state, ovvero in casa Ferraro non è giunta la telefonata da parte di Scattone. E a questo punto gli alibi dei due studenti sono davvero deboli. Così, il 15 di giugno del 1997, entrambi verranno arrestati per il delitto a Marta Russo. Secondo gli inquirenti, anche Liparota, l'usciere, è coinvolto nella storia, perché aveva cercato ovviamente di coprire il crimine. Lui dirà di averlo fatto perché minacciato dallo stesso Ferraro a non parlare. A confermare la colpa dei due studenti universitari ci sarà anche un'altra persona, che è una certa Giuliana Osai, che è una studentessa di giurisprudenza fuori corso, la quale dirà di aver visto entrambi lasciare di corsa l'istituto, perché corri se non devi scappare. Questa ulteriore dichiarazione confermerà la colpevolezza di Scattone e Ferraro. A sparare però è stato Scattone, diranno, ma perché? I due non conoscono Marta e anche se i colpevoli sono stati presi, non si è ancora trovata l'arma, ma neanche il movente. Che motivo avevano se non conoscevano Marta di ucciderla? La teoria è che i due abbiano voluto compiere il delitto perfetto, insomma, volevano dimostrare che si può uccidere senza essere presi. Ecco. Però non ti fai vedere che scappi via dall'università se il tuo delitto è perfetto e l'hai pianificato nei minimi dettagli, no? Tra le carte comunque sequestrate ai due assistenti troveranno anche delle scritte come uccidere e lasciare morire oppure licenza di uccidere. Ma è possibile che in qualche modo volessero dimostrare di essere superiori? Ma non fai quelle ricerche se sai poi che se vieni beccato ti controllano? I due saranno rinviati a giudizio. L'accusa è di omicidio volontario per l'usciere, Liparota. Si parla invece di concorso in omicidio, mentre per la segretaria Gabriella Alletto e il professore Bruno Romano, tutte e due, vengono imputati soltanto per favoreggiamento. Il 20 aprile del 1998 inizierà il processo a carico dei due. Eppure non tutti sono d'accordo con il fatto che Scattone e Ferraro possano essere i colpevoli. Soprattutto la stampa crede nella loro innocenza. Durante il dibattimento i due appaiono tranquilli, disinvolti. Qualcuno interpreterà quel loro modo di fare come a dimostrazione dell'estranietà dell'accusa che gli viene rivolta. Ma forse infatti se lo avessero fatto lo avrebbero ammesso, punto e basta, oppure si sarebbero fatti vedere spaventati di quello che magari gli aspettava nel processo. Altri invece vedono in quell'atteggiamento strafottenza. Beh, potrebbe anche essere questa. Comunque, tutte e due sono due persone molto colte, intelligenti, che sanno trattare la cosa forse nel modo giusto. Ma a questo punto chi bisogna dare ragione? Sono davvero colpevoli o innocenti? Ovviamente la difesa tenterà di rendere validi in tutti i modi gli alibi e in più cercherà di smentire le dichiarazioni fatte dalla segretaria, la signora Alletto, dall'usciere Liparota e dalla ricercatrice Lipari. In fin dei conti, nelle loro prime dichiarazioni avevano detto di non essere mai stati in quella stanza e avevano anche detto che non avevano visto nessuno al suo interno.
per poi, ad un certo punto, ritrattare il tutto. Dunque, il problema arriva da come sono state ottenute quelle confessioni. La Lipari all'inizio, infatti, se vi ricordate, non ricordava nulla. Forse era stata indotta a puntare il dito contro Ferraro e Scattone. Liparota, invece, l'usciere durante il processo, ritratterà la versione data, arrivando addirittura a scagionare i due assistenti universitari. Dirà di aver dato la colpa a Scattone e Ferraro solo perché aveva paura, perché era stato minacciato dagli inquirenti. Ma allora dove sta la verità? Beh, di sicuro la risposta sta all'interno di quella stanza incriminata, la numero 6, da dove è partito il colpo. L'ha letto, vi ricordiamo, che è la stessa persona che nei primi 9 interrogatori aveva detto di non aver visto niente, di non aver visto nessuno all'interno della stanza numero 6. Però la difesa ad un certo punto tirerà fuori la videoregistrazione appunto di quell'interrogatorio che è stato fatto all'Alletto e nel filmato si vedrà la donna piangere e disperarsi mentre dichiara di non aver visto in realtà proprio nulla. Arriva addirittura a giurarlo sui due figli, quindi insomma le dobbiamo per forza credere, no? Lei in quella stanza a quanto pare non c'era proprio stata. All'interno della stanza insieme a Gabriella, durante l'interrogatorio, c'è anche il cognato, che è un poliziotto, il quale intima alla donna di parlare, di dire chi ci fosse dentro la stanza. Gabriella a questo punto davvero non sa più che cosa dire, non sa come convincere queste persone al fatto che lei non ha visto nulla, che nella stanza lei non aveva visto nessuno. Lei dichiarerà che era nella stanza numero 4. Alla fine, esasperata, dirà al cognato, che è il poliziotto, di dire lui chi ci fosse in quella benedetta stanza. Il filmato a questo punto verrà interrotto perché la donna viene in qualche modo indotta a dire quello che poi ha dichiarato. Ovviamente questa scena scatenerà un putiferio all'interno del tribunale. Infatti i magistrati Ermanno e La Speranza finiranno a questo punto sotto processo, addirittura loro a Perugia per minacce, violenza privata e abuso d'ufficio. E poi arriveranno le prove della particella, quella trovata sulla finestra nell'aula 6. E queste dicono che questa sostanza non può essere identificata come polvere da sparo. Dunque non è detto che il colpo sia davvero partito dall'aula numero 6. Il 13 di aprile del 1999 si arriva comunque alla fine del processo, un processo molto confuso con tante prove che alla fine poi non sembra neanche esistano. L'accusa chiederà 18 anni sia per Scattone che per Ferraro, con l'accusa di omicidio volontario in concorso. Invece, per Liparota, l'usciere, l'accusa chiede solo 5 anni di carcere, 4 anni invece di carcere per il professore Romano e un solo mese per la segretaria Gabriella Alletto. La sentenza verrà pronunciata il 1 giugno. Scattone a questo punto verrà ritenuto colpevole di omicidio colposo e possesso d'arma da fuoco e sarà condannato a 7 anni, mentre Ferraro ne riceverà 4 per favoreggiamento personale. Insomma, Scattone aveva sparato accidentalmente, forse per gioco, e l'amico Ferraro aveva aiutato a coprire il fatto e minacciato, a quanto pare, Liparota, l'usciere, di non parlare. E per gli altri imputati? Per gli altri invece ci sarà la completa assoluzione. Insomma, non avevano concorso alla morte di Marta. Il 7 febbraio del 2001 l'appello conferma le condanne di primo grado, ma cambieranno invece le sentenze per Scattone, perché per lui saranno confermati 5 anni di carcere, mentre per Ferraro 4. Liparota viene assolto. Dopo la sentenza, Scattone e Ferraro saranno illecitamente inviati però a Porta a Porta, che ovviamente è il programma che tutti conoscete di Bruno Vespa. E pensate quanto prenderanno i due? Ben 130 milioni di lire ciascuno. Beh, ci invitate anche noi a Porta a Porta? I compensi che avrebbero dovuto ricevere li avrebbero utilizzati per coprire parte delle spese legali. Però alla fine, per fortuna, questi soldi saranno sequestrati. Beh, ci manca anche che dopo un crimine loro possano anche guadagnare e trarre del profitto da una vicenda di questo tipo. Comunque, la famiglia di Marta Russo, Donato, il padre, e Aureliana, la madre, si diranno soddisfatti della conclusione del processo, beh, almeno quello. E nel maggio del 2011 la 13ª sezione del Tribunale Civile di Roma condannerà Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro a risarcimento, ovviamente, anche di 1 milione di euro, più di 900.000 per Scattone e circa 20.000 per Ferraro.
Nell'aprile del 2013 la Corte di Cassazione confermerà il risarcimento delle spese del giudizio e della detenzione carceraria. Voi pensate che fossero davvero loro i colpevoli della morte di Marta? Beh, le teorie comunque saranno tantissime al riguardo. Qualcuno parlerà di scambio di persone, ipotizzando che invece fosse Yolanda, l'amica di Marta, quella che camminava al suo fianco, la vera destinataria di quel colpo d'arma da fuoco. Renato Ricci, infatti, il papà di Yolanda, era già allora funzionario del Ministero della Giustizia. Era esattamente il responsabile per gli appalti del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, e già vice direttore del carcere di Rebibbia. Oppure sparare a Marta erano stati quelli dell'impresa di pulizia. La polizia aveva infatti effettuato numerose perquisizioni presso gli uffici della ditta Pultra, rinvenendo anche, se vi ricordate, bossoli e armi. E poi avevano la pista delle armi da fuoco, esatto. No? Non le avevano neanche denunciate. Anche se comunque, come abbiamo visto, le intercettazioni ambientali della polizia e tutte le perquisizioni e gli interrogatori non avranno comunque esito positivo in riferimento alla morte di Marta. Insomma, non possiamo parlare di tutte le ipotesi emerse da questo processo perché sarebbero davvero tante e il video diventerebbe davvero troppo lungo. Fateci sapere solo cosa pensate voi al riguardo. Come al solito, scrivetecelo sotto nei commenti. Siamo assolutamente curiosissime di sapere la vostra opinione su di un caso italiano, uno dei pochi che abbiamo iniziato a trattare. Oggi Giovanni Scattone ha pagato il suo debito con la giustizia, si è sposato e insegna filosofia al liceo. Salvatore invece? Salvatore Ferraro invece oggi svolge un'attività di volontariato e fonderà anche un gruppo musicale insieme ai compagni conosciuti proprio in carcere. Si è trovato la compagnia giusta. Voi andreste a vederlo in concerto? Comunque, vabbè, c'entra niente. Liparota invece lavora nello studio legale del fratello. L'usciere, ricordiamo che Liparota è l'usciere. Sì. Oggi il ricordo di Marta continua a vivere attraverso l'associazione realizzata dai suoi genitori. L'associazione promuove la cultura della donazione degli organi. Nel suo diario, infatti, Marta aveva espresso il suo desiderio di donare gli organi qualora fosse sopraggiunta una morte prematura. E infatti così è stato. Altre persone oggi possono vivere grazie alle donazioni di Marta. La nostra storia di oggi finisce qui. Possiamo dire che giustizia è stata fatta, anche sì, ovviamente se la perdita non può essere ripagata né con gli anni di carcere né tantomeno con dei soldi. E soprattutto se i colpevoli sono davvero quelli incriminati. Voi fateci sapere, ovviamente, come abbiamo già detto prima, cosa ne pensate nei commenti. Grazie per essere stati in nostra compagnia anche in questo appuntamento serale. Ovviamente, segnatevelo sul calendario, vi aspettiamo domenica prossima alle ore 21 con una nuova puntata di Notturno Crime. E poi ricordatevi il consueto appuntamento del lunedì e del martedì, sempre con rubrica notturna alle ore 13. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Marta aveva 22 anni quando è morta. L'arma del delitto non è stata mai trovata. Il movente mai chiarito. Scattone e Ferraro continuano a dichiararsi innocenti. Ragazzi, le Crimer chiudono qui e sempre vi salutano con i loro amici. Iscrivetevi al nostro canale, iscrivetevi a Rubrica Notturna.